L'acqua. I corsi d'acqua hanno segnato inevitabilmente lo sviluppo dei territori che oggi appartengono ai comuni di Serraricò e Santolcese. Nel corso dei secoli, i tentativi degli uomini, sia per sfruttare questa risorsa che per superare gli ostacoli imposti da essa, hanno lasciato impronte rilevanti, ricche di storia e spesso celate nel cuore dei nostri fitti boschi. Oggi andremo alla scoperta dell'antico borgo di Caè, abbandonato ormai da molti decenni e valorizzato solo recentemente. Lasciarsi avvolgere dal suo abbraccio di silenzio e armonia tra pietra, acqua, natura è un'esperienza gradevole ad ogni età e in ogni stagione. Possiamo raggiungere Caè attraverso un sentiero che dista poco più di un chilometro dalla fermata del trenino di Casella nel comune di Santolcese. Chi preferisce raggiungerlo con mezzi propri può seguire le indicazioni che portano dalla chiesa di Santolcese fino al parcheggio allestito per i visitatori alla ricerca di Caè, da dove si proseguirà a piedi. Ma bisogna tenere conto che questo non è un percorso qualsiasi. Il sentiero botanico di Caè è stato creato nel 1984 dai volontari della Guardia Antincendi e lungo il suo percorso sono individuate e segnalate da apposite targhe 32 specie arboree presenti nei boschi misti della Liguria. La passeggiata scende dolcemente snodandosi all'ombra di meli selvatici, ginepri, frassini, roverelle, ciliegi, carpini bianchi, agrifogli e alberi di rovere, tra altre specie. Attraverso una discesa di circa un quarto d'ora, questo sentiero collegato dal 1995 all'alta via dei Monti Liguri ci catapulta in un altro tempo sommerso nella quiete e nella natura di una affascinante vallata. È da ricordare che l'area del Monte Pizzo, dei Fontanini, di Caè e del Torrente Pernecco è sito di interesse comunitario dell'Unione Europea per la presenza di specie animali e vegetali minacciate e per la qualità degli ambienti. Arrivati a Caè, solo il rumore dell'acqua accomuna la vita quotidiana di un tempo con la pace che oggi i visitatori trovano in questo borghetto dove il tempo sembra essersi fermato. La valorizzazione del complesso è stata completata con la creazione di un rifugio attrezzato, ottenuto ristrutturando un casolare appartenente al vecchio borgo e donato al comune di Santolcese nel 1993. Attualmente è dotato di 14 posti letto ed è accessibile a tutti previe prenotazioni e ritiro delle chiavi presso il ristorante Pizzeria Cacciatori a Santolcese. Il borgo di Caè, ormai abbandonato da decenni, si trova sulle sponde del rio Pernecco, affluente del torrente Secca. Oggi possiamo ancora ammirare in ottimo stato il simbolo del borgo, il suo ponte romano, così chiamato, nonostante l'origine risalga all'epoca tardo-medioevale. Nel 1981 alcuni volontari ripristinarono gli spazi agibili, ripulendo e restaurando il ponte e rendendo percorribili i sentieri. Attraverso questi sentieri possiamo immergerci in paesaggi incontaminati e immaginare le scene che avremmo potuto incontrare tanti secoli fa.
Attraversato il ponte, raggiunta la riva opposta del Pernecco, incontriamo un sentiero che sale per un breve tratto, raggiungendo la mulattiera che conduce alla frazione di Orero di Serraricò. Sul percorso, a pochi passi dal borgo, si trova una maestosa quercia secolare. Oreas era il nome della dea ligure dei boschi, che ha certamente ispirato da queste parti leggende e fantasia. Questo culto doveva essere particolarmente importante in questa zona, tanto che si pensa che da Oreas provenga il nome di Orero, una frazione di Serraricò. Nei tempi antichi Cioè costituiva con i suoi mulini e le sue osterie un punto di sosta per chi trasportava frutta, ortaggi e altri prodotti della terra per l'antica via del sale. Anche da Pedemonte si può raggiungere Cioè attraverso un sentiero segnalato che costeggia il torrente Pernecco e lungo il quale appaiono scorci di natura incontaminata. Con il passare delle stagioni Cioè e i suoi dintorni cambiano colori e profumi, restando in ogni momento luoghi di grande fascino. La storia è passata di qui, lasciando le sue impronte, e ne è testimone il bel ponte medievale. Attraversandolo sentiremo di fare un salto indietro nel tempo. Il prezzo del viaggio, rispettare quest'ambiente eccezionale che ci attende nel cuore del bosco.